con grande piacere che diamo il benvenuto oggi ad Andrea Bette. È scrittore, ma soprattutto lui preferisce un'altra definizione, counselor, qui per raccontarci, parlarci di un libro importante che si chiama Figli che cambiano il mondo, appunti di un padre, emozioni di un uomo. Che cosa racconta questo libro? Quali sono i figli che cambiano il mondo? Allora, sono i miei figli e sono i figli in realtà di tutti, nel senso che il libro parte dai miei figli e da me come figlio. Però in realtà sono tutti i ragazzi, tutti i giovani che hanno a che fare con il mondo d'oggi e il tutto parte da un concetto molto semplice. Ci stiamo inventando mille cose per cambiare il mondo, ma ci siamo dimenticati che sono le persone che cambiano il mondo. E i giovani d'oggi sono gli adulti di domani, per cui devo per forza io adulto o noi adulti dobbiamo fare qualcosa per questi giovani, per questi ragazzi, qualcosa di buono. Questo libro è un manuale? Allora, non è un manuale perché io non voglio insegnare niente a nessuno. Credo che una delle cose peggiori che possa sentirsi dire un genitore è fai quello che ti dico io, perché non funziona, perché tutti i figli sono diversi, per cui è un diario, è un saggio, è un'avventura, sono semi piantati, poi ognuno decide se concimare queste piante, se raccogliere i frutti o se no. Tu dici due volte padre, cosa significa? Perché hai più di un figlio, ma ti rapporti in maniera diversa con ognuno di loro? Allora, ho due figli e sono molto diversi ovviamente tra di loro. Il più grande è forse quello un po' più perfezionista, un po' più con ansia delle cose. Il più piccolo è un po' lo scapestrato, quello che ha più voglia di fare disastri. Però entrambi hanno grandi doti e grande anche opportunità di crescere realizzando cose buone. E con loro, sia io che mia moglie, ci rapportiamo in modo diverso proprio perché sono diversi, ma poi ce lo dicevamo prima fuori, esatto. Tutti siamo diversi e quando ci rapportiamo con le persone, pensare di avere un comportamento standard non ci aiuta ad avere relazioni autentiche, quindi non ne vale la pena. E così anche con i figli, le relazioni autentiche sono le migliori. Infatti anche il bambino più piccolo è un individuo, da questo bisogna partire, anche da rispettarlo come un individuo con tutti i suoi perché, le sue curiosità e anche la necessità dei tanti no. È difficile oggi per un genitore che cerca sempre di essere un po' amico del proprio figlio imporre anche dei no. Allora, è difficile in questo momento fare il genitore perché lo è sempre stato. Cioè, i nostri genitori hanno avuto le loro difficoltà, i genitori dei nostri genitori hanno avuto le loro difficoltà. Ah, sì. I figli, le persone si collocano all'interno di un mondo in un'epoca storica con difficoltà di vario tipo. Forse adesso quello che è più difficile è che il mondo corre molto velocemente, per cui abbiamo davanti ragazzi molto svegli, con mille risorse e genitori che a volte sono disarmati nei confronti di queste risorse perché non siamo pronti sempre ad accettare o comprendere che la loro velocità non è la nostra, come la nostra non era quella dei nostri genitori alla fine. E tu hai parlato anche dell'importanza dell'esempio. Assolutamente sì. C'è un capitolo che dice fate quello che dico ma non fate quello che faccio, perché mi sembra che molto spesso vediamo forse anche nelle autorità, nelle cariche dello Stato, in generale comunque nella vita di tutti i giorni vediamo persone che fanno grandi sermoni, dicono grandi cose, ma poi alla fine quello che fanno è diverso o molto spesso è difficile fare quello che si dice perché a volte è tanta filosofia, ma nella pratica non è così facile. E quello che dico io è che l'esempio forse vale molto di più. Vedere un genitore che sbaglia non è male per un figlio. Vedere un genitore che non ammette di aver sbagliato e non pone rimedio all'errore, quello è una cosa che non va bene. Quindi l'autenticità anche nel fare, faccio, sbaglio, ammetto di aver sbagliato e risolvo. Non dobbiamo essere genitori perfetti. Ecco, forse una cosa che trasmetto tantissimo sul libro è genitore, adulto, puoi sbagliare, cioè non devi essere un super genitore, un super adulto, non dobbiamo essere persone che non fanno mai niente, che non va bene, che sono esempi ineccepibili per i ragazzi. Dobbiamo essere autentici e cercare di fare del nostro meglio con le risorse che abbiamo. Senti, ma un genitore che chiede scusa al figlio perde la sua autorevolezza? No, assolutamente. Un genitore che chiede scusa al figlio quando effettivamente è necessario che ci sia un dialogo in cui riconosco che ho sbagliato, significa educare il figlio a guarda che
si può chiedere scusa, si può sbagliare, si può porre rimedio, non è una cosa grave. Non ci sono persone di serie A o di serie B, non ci sono persone che devono chiedere scusa e persone invece che devono solo ricevere le scuse. Ci sono situazioni in cui ci si trova e a volte si deve anche dire ho sbagliato, scusate, ho sbagliato io, facciamo meglio. La felicità per il proprio figlio diventa anche un grande cruccio per il genitore, come si fa poi a valutarla, a considerarla? Non so se vedi che ho preso un respiro profondo, perché infatti. Questo è un argomento gigantissimo. La felicità è qualcosa veramente di difficile da descrivere, secondo me, e a volte forse troppo focalizzata e ancorata a concetti dell'avere, del possedere, e non tanto del vivere. A volte anche forse troppo essere, cioè nel senso devo essere in questo modo, quando magari dovrei solo cercare di fare delle esperienze. C'è un concetto meraviglioso in psicologia che si chiama peak state, sono stati di picco dove si è fortemente felici, per esempio quando sono in vacanza. Quando sono in vacanza anche magari le cose che di solito potrebbero darmi fastidio magari non mi creano nessun disagio. Questo è uno stato di felicità a cui devo riuscire ad arrivare senza andare in vacanza, perché purtroppo certo. Non possiamo stare in vacanza tutto l'anno, sarebbe meraviglioso, ma non si può. Per cui educarci a una felicità nel quotidiano è forse il compito più arduo che ha un genitore, perché vedo che anche nei miei figli la frustrazione, i momenti tristi sono cose veramente travolgenti e rischiano nel tempo, lo vediamo, i dati dimostrano, rischiano nel tempo di fossilizzarsi nel cuore, nell'anima e portare a cose veramente brutte. Per cui educare i ragazzi, i bambini alla felicità è fondamentale. Scusami, non solo i genitori, ma la scuola, i media, certo. Ogni adulto, ogni essere umano può, per l'essere umano alla sua destra e alla sua sinistra, essere un esempio di come essere felice. E fuori onda tu parlavi anche del concetto della frustrazione, anche in rapporto al tempo, l'oggi, il momento, ora, sviluppaci un po' questa considerazione. Allora, il concetto è molto semplice. Se io cado e mi faccio male e sono magari in mezzo alla folla, se sto per terra la folla mi calpesta e le cose si complicano. Se invece io mi rialzo subito, ho il male ma riesco ad avere le risorse per poi curarmi. Con le emozioni è la stessa cosa. Più rimango fermo sulla situazione che mi ha creato l'emozione negativa, sul momento che mi ha creato la difficoltà, più mi trovo ad avere un aumento degli effetti di questo dolore. Quindi la frustrazione esiste, c'è, dobbiamo essere educati alla frustrazione, ma dobbiamo anche avere 5 cose, io dico sempre 5 perché mi piace l'idea di qualcosa che viene stretto dalla mano, dalle dita della mano. Quindi queste 5 cose salde, che sono esperienze che ci fanno stare bene, può essere che ne so che ballare per esempio mi toglie le emozioni negative o comunque mi affievolisce il dolore, allora devo assolutamente, quando sono frustrato, chiudermi in camera, chiudermi a casa e ballare. Può essere cantare, ascoltare la canzone, guardare un programma in TV. Qualcosa che so che gestisce la mia frustrazione in quel momento, non perché devo abbandonarla, ma perché ho bisogno di risorse per affrontarla. Se sono sopraffatto dalla frustrazione, diventa molto difficile avere le forze per affrontarla. Senti, altro argomento che riguarda i figli giovanissimi sono i social, rapporto, ci sono sempre delle nuove insidie, qual è il modo giusto di gestirli? Allora, questo è un argomento molto complesso, peraltro ci sono grandissimi studi di psicologia che io ammetto di conoscere marginalmente. Diciamo che in generale tutto quello che viene demonizzato diventa curioso. Quindi quando noi poniamo un tabù, rendiamo qualcosa di non utilizzabile perché è rischioso, perché mettiamo troppi allarmi, creiamo maggiore curiosità. Giustamente. Quindi bisogna riuscire a educare come un coltello. Lo posso prendere dalla parte della lama, mi faccio male, ma i nostri figli insegniamo a prendere la parte del manico. Così dovremmo fare con i social, per cui invito tutti a conoscere i social, perché più li conosciamo, più possiamo educare i ragazzi a usarli nel modo giusto. E poi comunque scapperanno lo stesso, nel senso che allora la cosa importante è che noi non possiamo pensare di avere i superpoteri e di condizionare tutta la vita di un giovane. Possiamo solo seminare, dare esempi, creare delle briciole,
che indicano un po' la via e poi lasciare che sia la persona ad intraprenderlo. Questo vale con gli adulti, vale con i bambini, vale con i ragazzi. Cioè, imporre una scelta è sempre, si porta molto facilmente alla scelta opposta. E quindi porta alla ribellione. Alla ribellione, che poi è un processo importante per la crescita. No, ti volevo fare una domanda su questa grande popolarità di OnlyFans, che è stato definito un erotismo a pagamento senza il contatto. Qual è un po' la tua valutazione? Allora, io penso che lega insieme i soldi e la sessualità. Di conseguenza prende due dei bisogni primari delle persone e che purtroppo in passato sono spesso stati descritti come cose sporche, quindi fare tanti soldi era sintomo di forse sta facendo qualcosa di illegale, la sessualità è qualcosa di cui non si può parlare e va nascosta. Cosa è successo? OnlyFans ha preso queste due cose e le ha unite insieme, facendole diventare qualcosa di popolare, un fenomeno, qualcosa che alla gente piace e ha preso appeal per questo motivo. Quello che mi sento di dire io è che forse è necessario ricordarsi sempre che la vita fuori dei social non è esattamente fotocopia di quello che è nei social, quindi stare attenti anche quando si parla di soldi e sessualità, che sono due cose che fanno parte della vita di tutti i giorni, che non è che quello è un lavoro sicuro che tutti possono fare e che la sessualità non è solo quella, esistono tante altre cose molto meravigliose che sono fuori dai social, ecco, mettiamole così. Sì, bisogna saper guidare con la luce dell'amore. Sì, io sono uno che solitamente non giudica nessuno e non ho nemmeno giudizio nei confronti di chi sceglie di usare i social in un certo modo. Credo sempre che, come l'auto, si può essere anche piloti, ma lo si deve fare in pista. Quindi bisogna ricordarsi che poi quando esco nella vita di tutti i giorni devo guidare con il codice della strada. Vale anche con i social. Andrea Bette, siamo giunti al termine, Figli che cambiano il mondo, dunque un libro che può essere molto interessante anche per educare gli adulti, i genitori, a essere sempre più aperti anche alle complicazioni che vengono proposte, vengono presentate appunto con le generazioni Z. Grazie ad Andrea Bette, termina qui il nostro spazio a disposizione, ma restate con noi perché l'informazione continua.